non spetta alla Commissione decidere chi deve fare naturalmente la bonifica, sarà il Tribunale, il TAR del Lazio, che proprio martedì deciderà sulla sospensiva nel ricorso proprio contro il Ministero, ricorso che è stato promosso dalla Regione. Se la Regione avrà ragione, naturalmente si procederà verso il bando ministeriale. Se invece dovesse aver ragione il Ministero, allora la via di Edison è la via da percorrere. Edison che sta eseguendo le MIPRE e che nel giro di un anno dovrà rimettere le analisi di rischio e il progetto di bonifica. È una settimana cruciale per il destino del SIN di Bussi. Domani, infatti, presso il TAR del Lazio sarà discusso il ricorso avanzato da Regione Abruzzo contro il Ministero per quanto riguarda il progetto di bonifica bloccato. Poi, lunedì prossimo, 6 di agosto, invece, scadranno i 6 mesi di tempo a disposizione della Commissione regionale d'inchiesta, che però potrebbe essere prorogata. Naturalmente il Consiglio regionale si potrebbe autodeterminare della richiesta che io faccio al Consiglio regionale per consentire di proseguire questi lavori, magari cambiando nome per esempio alla Commissione, potrebbe essere una cosa fattibile. Però ci sono tanti aspetti che sono venuti fuori proprio grazie al lavoro di questa commissione d'inchiesta. Per esempio nessuno parla delle discariche Tremonti che di qui a qualche mese potrebbero iniziare il processo di bonifica, che è una cosa molto importante. Poi c'è un processo civile che vede impegnata la Regione e il Ministero contro Edison, e parliamo di cifre astronomiche che potrebbero essere utilizzate per la rinaturalizzazione di tutti i comuni della Val Pescara. Nel frattempo, la scorsa settimana, la commissione presieduta da Blasioli ha ascoltato la Solvay, subentrata nel 2002 ad Ausimont nella proprietà della maggior parte dei siti. Questa società belga ha tenuto a precisare che dal 2002 ha preso questi terreni dall'Ausimont, quindi è stato per un lungo periodo soggetto proprietario ma non inquinatore, e sono state portate avanti delle misure di MIPRE, sono le misure di messa in prevenzione di quei terreni. Quando la commissione d'inchiesta si è insediata a dicembre del 2019 sono andato a fare un sopralluogo e ho trovato la maggior parte di queste misure completamente diverse. Le 2A e le 2B, le cosiddette aree a nord che sono proprio sotto il comune di Bussi, non avevano nessuna misura di prevenzione dopo 37 anni dal loro utilizzo. C'è stata un'occasione importante di visitare quel luogo e di capire che Edison, nonostante le impugnazioni che porta avanti, ha cominciato queste misure di prevenzione. Occorreranno 9 mesi per realizzare un capping e altre misure ancora di prevenzione su tutta quest'area. Questa è una cosa molto importante in attesa della bonifica, perché sono due cose diverse: misure di prevenzione e bonifica.